Pur priva di quattro titolari, Vieri, Bellugi, Facchetti e Mazzola, l'Inter ha superato per 2-0 il Napoli, interrompendo la serie positiva dei partenopei che durava da 12 giornate. Per la verità, i napoletani sono apparsi lenti per la ricerca di un fraseggio eccessivo, che riduceva la velocità di manovra. Nonostante ciò, nel primo tempo sono stati proprio gli ospiti a risultare più insidiosi nei tiri a rete. Ne abbiamo un esempio in questa azione conclusa da Improta sul servizio di Iuliano. In opposizione al Napoli, l'Inter si è mossa con maggiore agilità, sfruttando la velocità delle ali Pellizzaro e Jair e spostando repentinamente il gioco sui due lati del suo fronte d'attacco. Questa incisività non trovava però sfogo nelle conclusioni a rete, che erano sempre scarse e imprecise. Come abbiamo sottolineato, il Napoli è stato più pericoloso, sfiorando addirittura il gol con Iuliano, che colpiva l'incrocio dei pali. Due minuti dopo, l'Inter andava in vantaggio su autogol di Panzanato, che deviava di prepotenza in rete un cross di Frustalupi. Gli stessi interisti andavano poi a rincuorare lo sfortunato stopper del Napoli. Nella ripresa, mentre il Napoli premeva, però con il solito ritmo blando, l'Inter si faceva assai pericolosa in contropiede. Pellizzaro, uno dei migliori in campo, veniva fermato all'ultimo momento da Zoff, che deviava oltre il fondo. Lo stesso Zoff si metteva nuovamente in evidenza su incursione di Boninsegna sfuggito a Zurlini. In pratica, questo secondo tempo è stato caratterizzato dalle occasioni mancate. Anche il Napoli ne ha avuta una su errore della difesa interista, ma Manservisi, subentrato nella ripresa a Perego, si è visto parare da Bordon il debole tiro. Infine, ad un minuto dal termine, l'Inter coglieva il raddoppio con Giubertoni, che oggi si è sovente sganciato dalle retrovie, dato lo scarso impegno con il quale Altafini lo ha contrastato. Sfruttando un lancio di Bertini, Giubertoni ha tirato a rete una prima volta, mettendo poi a segno in girata volante sulla ribattuta di Zoff.